Ben ritrovati, nuova puntata di Mondo Futsal Assunto Pontino, la panoramica sul calcio a 5 del Basso Lazio, partendo dalla Serie B per arrivare fino alla Serie D femminile. Bene, parliamo di Serie B nazionale, anche se in questo caso abbiamo un campionato che giustamente sta aspettando solo il termine, visto che la Rialto Organese è già retrocessa da quel D in categoria inferiore, essendo appunto rinunciataria nel campionato. Il Fondi Calcio 5 disputa le sue gare rimanenti, l'ultima in ordine fuori casa contro l'Acquedotto per 12-2, il passivo preso dopo aver chiuso il primo tempo per 3-2, quindi ovviamente è un problema di concentrazione, quindi la squadra riesce a fare bene per parte della partita e poi crolla contro formazioni di un certo spessore, e qui chiaramente dipende anche dall'esperienza che si può avere. Per quello che riguarda la classifica, già detto, Fondi Casa 5, penultimo in classifica con 6 punti, ultima è appunto la Torgianese, già retrocessa in categoria inferiore. La prima della classe sono qui Nova Calvi Sport e Futsal Isola con 45 punti. La prossima partita sarà in casa contro il Futsal Ossi, occasione forse questa ultima per poter incamerare una vittoria casalinga. Per questa partita abbiamo contattato il tecnico De Simoni, che ci parla della partita appunto giocata lì all'Acquedotto e poi delle prospettive future. Ascoltiamo Paolo De Simoni. Beh, innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori. La sconfitta è stata brutta perché poi alla fine è finita 12-2. Purtroppo devo dire che in questo finale di stagione è difficile riuscire a far mantenere alta la concentrazione ai ragazzi, che io sto chiedendo sempre. Però devo dire che come contro la Carli abbiamo disputato un grandissimo primo tempo giocando alla pari con l'Acquedotto. Non mi aspettavo un crollo così nel secondo tempo, perché poi avevo chiesto a loro proprio di evitare la stessa partita della Carli. Però non è stato un crollo fisico, ma soprattutto mentale, perché comunque abbiamo iniziato il secondo tempo, abbiamo preso subito due gol e quindi lì c'è stato proprio un crollo mentale. Purtroppo questi ragazzi stanno facendo dei grandissimi sacrifici dall'inizio del campionato. E perdere sempre, magari giocandosi le partite, perdere per un episodio come spesso ci è successo, ovviamente crea un po' di problemi a livello mentale. Per cui anche questo è stato così anche contro l'Acquedotto. Però devo dire, mi vorrei fermare al primo tempo, perché il primo tempo è finito 3-2 con i soliti due nostri regali e con il portiere dell'Acquedotto che ha fatto veramente degli interventi decisivi. Abbiamo giocato una partita alla pari. Mi fermo lì perché il secondo tempo la squadra è rimasta dentro gli spogliatoi e quindi non è stato proprio attendibile vedere. Spero che adesso nelle ultime due partite possiamo chiudere il campionato, insomma, con orgoglio per cercare di buttare dentro il campo tutto quello che di buono abbiamo fatto quest'anno. Allora, spazio adesso al campionato di C1. Come detto la settimana scorsa, la Ginnastica sulle Fondi deve comunque cercare di avere dei risultati in continuità, quindi provare a non perdere i match che sta disputando. In questo caso, in casa sabato scorso, ha giocato contro la Futsal Palestina, formazione sicuramente di ottimo spessore, ed è riuscita a portare all'incasso un risultato di parità. Certo, era meglio una vittoria, ma è chiaro che se rischi di perdere è meglio appunto provare a portare un risultato di partita, un punto comunque fa classifica, quindi ci si avvicina alla situazione appunto di finale di campionato, e poi per verificare in che classifica si è e appunto se si disputeranno i playout, scusate, oppure salvezza diretta.
Le tre marcature, non so se l'ho detto, la partita è terminata per 3-3 fra Ginnastica Sturefondi e Futsal Palestrina. Le marcature doppiette di Marco Petrone e la terza rete ad opera di Edoardo Saccaro, quindi giovane ragazzo appunto prelevato all'inizio del campionato che sicuramente sta facendo molto bene. Un quadro veloce sugli altri risultati della 26ª giornata: Ciclo Tennis Eur Atletico Civitavecchia 3-0, Ardenza Ciampino Casal Toraccia 4-0, Albano Civitavecchia 4-3, 20-3 per Capitolino contro Isemia di Porsche, e appunto Ginnastica Sturefondi contro Palestrina 3-3, Pomezia perde in casa con Lazio Calcetto e 7-2 per Olympus Milafin e infine Ridostia contro Ferentino 5-3. La classifica dopo 26 turni vede Circo Tennis 61, Olympus 57, Ardenza e Lazio Calcetto 52, via via le altre 47, Lidosia 45, Capitolino e Mirafin 40 punti. La Ginnastica Sturefondi si trova a 32, l'ultimo della classe è quellissima di Porsche, già penso retrocesse con 6 punti, un po' più su c'è l'ASC Momenzia Laurentum con 12 punti, quindi il distacco poi sicuramente è importante rispetto alle altre formazioni. Per quello che riguarda il prossimo turno, si gioca fuori casa, è sicuramente una partita proibitiva contro Lazio Calcetto, formazione che è di alta classifica e sicuramente insomma sarà complicato. Solo da ricordare, il primo giocatore che è presente in classifica generale marcature, Francesco Bisecco, seguito con 20 gol, seguito da Marco Guastaferi che sta via via salendo, visto che Bisecco sono un paio di settimane che non segna più, quindi sta venendo fuori anche Marco Guastaferi con 19 punti, quindi sicuramente insomma una giornata comunque positiva. Certo, c'è bisogno di fare risultato pieno per dare una scossa alla classifica, ma in questo caso meglio prendere un punto che niente, quindi aspettiamo la prossima settimana sperando appunto che si possa venire fuori con una partita importante, chissà, un risultato sicuramente utile e difficile, ma ci si può provare. Quindi appuntamento alla prossima per il campionato di C1. Eccoci al campionato di C2, girone C, in questo caso siamo alla 22ª giornata e la città di Venturno viene fuori alla grande in trasferta contro i cittadini latine, quindi 5-5 il risultato finale. In tempi precedenti avrebbe sicuramente lasciato i 3 punti, invece in questo caso sembra che la squadra sta venendo fuori, sta crescendo, quindi probabilmente il tecnico De Clemente ha recuperato qualche giocatore appunto che non stava bene, quindi Zottola e Fiocco doppiette per loro, scusate, e quindi il quinto gol ad opera di Cargiuri, quindi prestazione sicuramente positiva e c'è bisogno appunto di fare punti per provare a uscire fuori dalla zona pericolosa, perlomeno rimanere nella zona play-out e poi lottare le prossime nel post-campionato a un posto appunto nel campionato di C2, restare in queste categorie. Da rilevare appunto la sconfitta ancora una volta del Terracino fuori casa contro Città di Cisterna e una vittoria chiara, limpida, ma non numericamente alte da parte del Mentun che vince per 3-0 contro il Velletri. Quindi 3 vittorie per quello che riguarda il Mentun, in gol Alves, Riso e Antonio Colacicco. Sicuramente insomma fa piacere anche la presenza di un ragazzo di locale che visto che la squadra minturnese è comunque formata da giocatori di altre categorie, quindi la segnatura di Colacicco fa piacere appunto ai tifosi locali. La classifica 59 punti per Minturno, ormai si sta avviando alla chiusura di questo campionato, ne mancano 4 di giornate, quindi a fine aprile sapremo sicuramente la vincente di questo girone, 2 punti di distacco dalla Rea Castelfontana e poi c'è l'Ani Nuovi Ciampino 48, Icos Aprilia 40, via via Terracina 26, Città di Venturno un po' più giù in zona play-out con 23 punti, anche in questo caso marcatore della zona per la classifica generale dei marcatori.
comandata da Moncada dell'Atletico San Silvino, segue Enrico Di Stasi come sempre con 34 punti e c'è appunto Vincenzo Zottola del Città di 21 Marina che ne ha invece 32, quindi significa che comunque il giocatore è di qualità. Poi c'è Luca Anderson Ribeiro con 21 punti, sempre del Minturno, e poi Moreire e Riso, sempre del Minturno con 17 reti. Quindi sicuramente, insomma, è importante questa fase di campionato. Abbiamo poi il prossimo turno, Città di 21 Marina, Anzio Lavinio, Eagles Aprilia, Città di Cisterna, poi il Minturno andrà fuori casa contro Real Castelfontana, e questo è il match che decide forse in modo definitivo la vittoria del campionato. Dovesse perdere il Minturno, si ritroverà seconda di nuovo. Se invece dovesse confermare la sua forza anche contro Re Castelfontana, allora si chiude la pagina appunto del campionato C2 del Minturno, quindi approderebbe quasi sicuramente al campionato, alla categoria superiore. Terracina invece giocherà contro la Pontina Futsal, quindi dovrebbe garantirgli questa vittoria del campionato. Una parentesi semplicemente per ricordare che questa sera noi andiamo in onda, ma c'è il Minturno che sta giocando la gara di ritorno per la Coppa Lazio di C2. All'andata finì 8-3 per il Minturno contro il Football Club. E invece questa sera si giocherà appunto fuori casa e il Minturno dovrà si giocherà in casa, scusate, il Minturno dovrà comunque confermare quello che di buono sta facendo, quindi fuori casa per il Minturno contro il Football Club. Ma vediamo il quadro completo. Futsal Ostia già si è giocata per Conti 3-1, qualificata il Futsal Ostia. Football Club Minturno contro Football Club contro Minturno 3-8 all'andata, quindi si giocherà questa sera. E poi ancora Network Cisco Roma Active e infine Centocelle contro Palombara, quindi sicuramente, insomma, dovremmo verificare la forza di questo campionato, di questa squadra. Se riuscirà a vincere questo match andrà appunto a giocare contro la formazione del girone F, quindi vincendo il girone F. Vedremo, insomma, come andrà a finire. Comunque questa sicuramente, insomma, è un dato importante che fa ben sperare per questa formazione del Mentuni, che sembra essere un rullo compressore. Spazio adesso alla Serie C femminile, una giornata comunque giocata a metà, visto che sappiamo solo il risultato di una formazione, appunto, che non, il Fondi Calcio, il Avis Fondi non ha disputato. Sappiamo altri risultati del Girone, ma che ci interessano poco. E quindi è stata rinviata la gara prevista per sabato scorso contro il Football Club, spostata all'8 di aprile. Stessa cosa per un'altra partita, Casal Torraccia New Torino, spostata alla prima fila, quindi classifica non reale, ma comunque siamo alla 26ª giornata, e quindi da qua al termine di aprile, che termina il campionato, si dovrà comunque dovrà fare una serie di partite per cercare di capire se sarà salvo direttamente sul campo oppure dovrà andare alla lotteria dei playout. Ma credo che comunque il cammino che sta avendo, mi sembra che la squadra possa garantirsi la salvezza sul campo. E poi a salvezza garantita ospiteremo il tecnico Ciro Iori e parleremo appunto di questo primo campionato di C per l'Avis Fondi, e anche per lui che sicuramente, insomma, la soddisfazione riuscire appunto a salvare la squadra, una squadra che comunque puntava a salvarsi, e quindi tutti i ragazzi locali che non prendono sicuramente grosse cifre, ma minime per il rimborso. Per quello che riguarda la classifica marcatore, da ricordare Claudio Testa, 30 punti dell'Avis Fondi, secondo in graduatoria dietro a Strapaioli, che ne ha 44, ma presente anche molti altri ragazzi della squadra fondana: la Di Mascolo con 17 gol, la Ilaria Centola con 16, e Colantuono con 12 e Mariella Subiaco con 4 punti, quindi 4 gol. Quindi sicuramente, insomma,
una bella soddisfazione. Prossimo turno, vediamo un attimo, la Vissefonte giocherà in casa contro il Lazio Calcetto e non è una partita, è una partita sicuramente alla portata, anche se Lazio Calcetto si trova un po' più giù, ma essendo squadre di esperienza è meglio stare tranquilli. Ma credo che comunque la Visvon potrà garantirsi anche in questa partita 3 punti sabato prossimo. Quindi siamo già a un altro passo in avanti per la salvezza diretta in questo campionato. Mi sembra che anche per questo campionato è tutto. Appuntamento a fra poco. Allora, spazio adesso alla serie D maschile, girone A, girone B, girone A appunto la formazione dell'Altera Cina che comunque espugna il campo dello Sport Accademia per 3-1, grazie alle reti di Giorgio Pariselli e Parisella, e poi la sconfitta in casa per 8-5 del Virtus Terracina che comunque ha già perso a Taurino il match contro la Real Terracina tramite giudice sportivo, ma comunque è un campionato che la Virtus Terracina sta facendo suo, nel senso una prima anno di esperienza sicuramente è positivo. Quindi 8-5 il risultato finale, la classifica vede comandare la coppia Real Pategora Sporting Giovani Risorse con 50 punti, Real Terracina 43 insieme a Sport Academy, quindi sta risalendo la sformazione del nuovo tecnico Vicari che sembra tornare a un passo sicuramente spedito per poter salire la classifica e lottare per la vittoria in finale. Virtus Terracina 12 punti, chiude la classifica la Virtus Latina Scalo con 1 punto da rilevare, qui Orlando Di Giorgio 43 gol, capocannoniere del girone, sicuramente il giocatore migliore di questo girone A di campionato, del campionato di Serie D a livello appunto di segnature. Per quel che riguarda il prossimo turno, 21ª giornata, il Terracina giocherà appunto in casa, scusate, con l'Atletico Rocca Massima e la Virtus Terracina fuori casa contro l'Antonio Paluzzi. Andiamo adesso al piatto forte della Serie D, girone B, dove qui con la sconfitta in trasferta della Vissafon in casa del San Giovanni Spigno, fra prestazione non positiva della squadra della Vissafon, arbitraggio non all'altezza della situazione e squadra di casa che comunque ha giocato sicuramente con un agonismo al di sopra della media, è venuta fuori la prima sconfitta della Vizzofondi che comunque sta avendo un calo diciamo in questa fase di campionato, quindi mettiamoci anche questo, sicuramente insomma è arrivata questa sconfitta, la prima sconfitta in campionato dopo 20 giornate, quindi tutto è previsto, è prevedibile dopo che una squadra riesce a non perdere mai, a giocare molto bene e a avere giustamente un calo che può starci giustamente con gli uomini migliori che non stanno al meglio della condizione. Mancava anche Ciberli che ha avuto un lutto in famiglia, quindi ci si mettono tante cose, sicuramente insomma bisogna accettare questa sconfitta, come tra l'altro arriva la vittoria dell'Old Ranch in casa contro il DLF Formia. L'inseguimento ha portato appunto a raggiungere la Vis Fondi, come del resto succederà la settimana prossima con l'Atletico Gaeta che quest'oggi, sabato scorso, ha giocato con la Virtus Fondi, perdendo, ma questa partita conta poco e quindi le prossime pause che avranno le squadre avversarie a giocare con la Virtus Fondi ci sarà una lotta a tre per la vittoria del campionato fra Atletico Gaeta, Vis Fondi e Old Ranch. Quindi sicuramente insomma è un bel campionato, sarà interessante. Tra l'altro poi la prossima, fra due settimane, ci sarà lo scontro diretto Old Ranch Atletico Gaeta, quindi che potrebbe ridurre a due le formazioni che vinceranno, saranno insieme in alto alla classifica. Comunque il quadro dei risultati, Sporting Terracina, Associazione Sportiva Ventotene 15-2, Virtus Fondi Atletico Gaeta 5-3, Formia Calcio Atletico Sperlonga 4-10, Old Ranch DLF Formia 11-1, Olimpo Sporting Club Palavagnoli 8-1,
Teatro Marano l'ha contro Tremenzoli 10 a 5, San Giovanni Spigno Bisfondi 4 a 2. Quindi sicuramente insomma è un dato importante questo finale. Mancano 6 giornate e quindi ci sarà da lottare fino alla fine, tenendo conto che chiaramente ognuno avrà ancora una pausa giocando con il Virtus Fondi che è fuori classifica. Quindi in questo caso la classifica vede l'Olderangi, la Vis Fondi 50 punti, Atletico Gaeta 47, San Giovanni Spigno 34 insieme a Olympus, Atletico Spelunga, scusate, 30 punti, Atletico Marano la 27 insieme a, no, da sola, non è da contare il punteggio della Virtus Fondi. Palla Vagnoli 26, Sporting Dracina 23, Tremensuoli 22, DLF Forme 14, Formi 105 Calcio 10 e chiudere l'Associazione Sportiva Ventotene e appunto la Virtus Fondi con 0 punti. In questo caso il capocannoniere è niente meno che Damiano Sorrentini, che comunque sta dimostrando di essere giocatore di alta categoria, seguito a 23 reti Andrea Cionti. Ricordo, Damiano Sorrentino è intorno a 58 gol, Andrea Cionti invece a 23, poi c'è Bolla del Virtus Fondi con 20 gol. Quindi sicuramente insomma un finale di campionato che si prospetta interessante. Infatti il prossimo turno vedrà Ventotene contro Atletico Maranola, Atletico Gaeta Forum 1905 Calcio, Atletico Sperlonga Oldranche 97, Vis Fondi contro Olympus Sporting Club, Tremensuoli San Giovanni Spigno, DLF Formia Sporting Terracina, infine Palavagnoli 89 contro Virtus Fondi Calcio 5. Quindi questo prossimo turno dovrebbe garantire i punteggi alle squadre in alto in classifica, dovrebbe, dico garantire, perché il calcio è sempre bello perché è imprevisto e quindi bisogna stare attenti. E poi la prossima gara nel pomeriggio alla Rinchiusi ci sarà Oldranche 97 contro Atletico Gaeta, e anche in quel caso si deciderà chi delle due dovrà soccombere. Certo, se pareggiano avvantaggiano la Vis Fondi, quindi diventa sicuramente, ma sarà sicuramente un bel match da seguire. Andiamo adesso alla Serie D femminile. Anche in questo caso qualche partita rinviata, quindi non è una giornata completa. L'Atletico Gaeta che pareggia fuori di casa contro il Giulianello, doppietta di Gaia e Trocchia, e poi Ginnastica Studiofondi e Atletico Roccadacci che si giocherà il prossimo 30 di marzo, e ancora Atletico Rocca Massima con il Formino 905 Calcio, se ne parla il prossimo 1 aprile, e San Giovanni Spigno, scusate, Igos Aprile San Giovanni Spigno che si giocherà domani sera ad aprile. Anche questa partita è stata rinviata per problemi logistici, chiaramente per ogni squadra. La classifica parziale, giustamente 54 punti per Torrici, 51 per Formia e Liri Calcio 2013, Igossapile 43, via via le altre, Broccostella Santo Padre 18, Atletico Gaeta 16, San Giovanni Spigno 12 e Ginnastica Studiofondi con 4 punti. Anche in questo caso abbiamo la Giacinta Carnevale che è tesserata per la Liri Calcio 2013, ma è comunque della zona di Formia, 31 gol in classifica. Poi c'è Ilaria Palomba del Formia con 11, Melania La Vecchia dello Spigno con 10, Vanessa Treglie del Formia con 8, Clizia Spignesi 5 gol per la Ginnastica insieme a Francesca Capomaccio, dell'Atletico, scusate, Atletico Gaeta, insieme a Francesca Capomaccio, insieme a Giovanna Stardano. Quindi sicuramente presenza ricca con ragazze che comunque sono al primo anno di calcio, rispetto per parlare dell'Atletico Gaeta rispetto appunto a Formia, sia Atletico Gaeta che sia Ginnastica sono alla prima esperienza. Il prossimo turno Atletico Gaeta, Atletico Cisterna, Liri Calcio 2013, Atletico Rocca Massima, Broccostella Santo Padre, Igos Aprilia, Atletico Roccadacci e Giulianello, San Giovanni Spigno, Ginnastica Studiofondi, Torrice Priverno Nepini e infine Formia 105 Calcio contro Cervaro. Questo era l'ultimo campionato da trattare per questo programma di Mondo Futsal, quindi appuntamento alla prossima settimana e in quel caso
avremo qualche dato in più rispetto a quest'oggi e sicuramente insomma potremo commentare un'altra giornata sperando appunto di divertirci e seguire questo futsal della Bastonazzi. Abbiamo parlato dei campioni della Serie B fino a D femminili, quindi appuntamento per questo programma alla prossima settimana.